Imma appartiene ad un ristretto novero di alte figure professionali al femminile in area STEM, acronimo che definisce le aree di scienze, tecnologia, ingegneria e matematica. Dopo la laurea in ingegneria civile, il classico dilemma su cosa fare è il timore di dover abbandonare la Basilicata per trovare lavoro. Sì, in realtà sì, ho pensato anche questo, di dover partire. Per fortuna sono stata molto fortunata, ho intrapreso questo percorso proprio nel mio ambito. Alla fine ci occupiamo di tutto quello che riguarda l'ingegneria, a partire dai rilievi a finire anche agli accatastamenti, pratica di accatastamento, di agibilità e tutto quello che riguarda la ristrutturazione edilizia in generale. Aver avuto l'opportunità di lavorare nella tua città, Matera, come ti fa sentire? Felicissima. Pensavo fosse quasi impossibile avere questa opportunità. Prima di tutto non lo nascondo per gli affetti. Quindi niente, è stata una grandissima opportunità per me. A questo obiettivo ha contribuito sicuramente il bonus occupazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Basilicata contenuto nella misura Destinazione Giovani. Sì, certo, il fondo è stata un'opportunità sicuramente per l'impresa per cui lavoro e successivamente anche per me, perché avere comunque un contratto di lavoro così giovane non è da tutti, quindi mi ha aiutato molto. Per noi giovani aziende, io dico dato quasi del personale all'azienda, perché chiaramente è fatta di persone, si ha molta difficoltà a reperire del denaro, della liquidità e quindi una credibilità di tipo finanziario, e quindi ben vengano questi bonus, questi incentivi all'occupazione che ci agevolano nel poter inserire nel nostro organico nuove figure professionali. Considerata l'esperienza realizzata, quale messaggio possiamo lanciare oggi ai giovani? Quello che mi sento di dire ai giovani è di continuare comunque a intraprendere la loro strada, di non mollare, di crederci sempre, soprattutto anche di imparare sempre. Ed è proprio questa caratteristica di propensione all'apprendimento continuo, oltre al suo titolo di studio, ad aver spalancato ad Imma le porte del mercato del lavoro.